Martedì 14 novembre 1989. Dopo una fervente ed entusiastica attesa, finalmente ci siamo. Il decimo giro automobilistico d'Italia sta per vivere il secondo atto del nuovo corso, iniziato con successo nell'88. Dopo 8 lunghi anni d'assenza dalla scena agonistica, l'anno scorso il Giro d'Italia fece la sua ricomparsa ufficiale. Edizioni che sono, come hai già giustamente detto tu, sospese, sono state sospese nel 78. L'ultima l'ha vinta Patrese. E fortunatamente è nato in Italia di nuovo un organizzatore che ha ripreso quello che l'Automobile Club non ha più potuto continuare dal 78 in avanti. L'anno scorso abbiamo fatto la nona edizione, ha avuto un discreto successo su tutte le strade d'Italia. Quest'anno, che abbiamo esteso ancora questo percorso, andiamo giù fino a Roma, riteniamo che piaccia ancora di più sia ai piloti che al pubblico, che speriamo di avere numeroso sulle strade. Ecco l'importanza di avere una gara che riveste due ruoli, gara su strada, gara su pista, con piloti diversi per la strada e per la pista. Accontentiamo tutti, cioè il pistard trova il modo di sfogarsi sui circuiti che gli sono congeniali. Lo stradista, vedi, Biasion, avrà modo di combattere, di tirar fuori le sue chance, in modo che da questo connubio, da questa, diciamo, è un confronto che noi facciamo fra le diverse caratteristiche dei piloti. Alla fine vincerà chi veramente sarà più bravo sia da una parte che dall'altra. Quanto è difficile coordinare questo decimo giro automobilistico d'Italia secondo quella che è la tua funzione? Beh, naturalmente io sono il coordinatore, naturalmente il Giro d'Italia ha le sue difficoltà, perché noi correndo su strada poi dobbiamo arrivare in pista e lì formare i raggruppamenti. Dobbiamo mettere davanti, secondo le caratteristiche della pista, secondo le esigenze della pista, i più veloci. Quindi quello che siamo abituati a parlare di pole position, di griglia, viene fatto in funzione di certe classifiche che vengono redatte durante il percorso. Ha le sue difficoltà, però ha anche le sue soddisfazioni, perché a un certo momento il vedere tutte queste macchine insieme che competono in pista, vi assicuro che è una cosa molto 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 piacevole. Con una formula azzeccata che pone fianco a fianco velocisti e rallisti, questa gara ha trovato un fertile terreno di crescita, grazie alle sue caratteristiche squisitamente popolari, che hanno permesso ai tifosi di accostarsi in un modo o nell'altro ai propri beniamini. Dunque, un mix ideale tra prove rallistiche e prove in circuito. Un inusuale connubio tra velocisti e rallisti, che quest'anno ha visto scendere in lizza per i colori dell'Alfa Romeo gli equipaggi Biasion, Larini, Siviero, Guerrero, Loubet, Andrié, Francia, Cerrato e Cerri. E il pubblico torinese, per contraddire la tradizione dei Bujanen, ha capito l'importanza del momento e, come sempre accade quando si offre qualcosa di vero, ha risposto alla grande al richiamo del giro, affollando sia i paddock espositivi, dove facevano bella mostra di sé le vetture in attesa di verifica, sia le tribune per la prova spettacolo della serata. Ovviamente tra le vetture più ammirate, vera regina sotto le luci dei riflettori, l'Alfa Romeo 75 Evoluzione, sviluppata secondo i dettami IMSA. Decisamente più aggressiva la linea grazie all'adozione di parafanghi allargati, maggiori valori di deportanza con l'adozione dello spoiler posteriore e di un nuovo profilo per quello anteriore. A livello motoristico il propulsore assicura maggiori valori di potenza montando una turbina Garrett che gli consente di raggiungere i 335 cavalli a 7200 giri minuto. Molto attesa la Lancia Beta Monte Carlo, vincitrice del giro nell'80, vettura prestigiosa portata in gara dalla copiata Schön-Ambrogetti. Da tener d'occhio le varie Ford Sierra Cosworth e BMW M3. Prima fra tutte le vetture della casa di Stoccarda, quella affidata a Bertone e Giovanardi e quella di Lachi, in coppia con Spinelli, messosi in evidenza al recente rally Due Valli Veronesi. Infine, purtroppo consci di non poter citare tutti, data la notevole consistenza del lotto partenti, sono da segnalare le Alfa Romeo 75 Turbo, di Giudici, Martino D'Amore, Noberasco, Cianci, Corsini, Tabaton e Tedeschini. La Fiat Ritmo 130 TC Abarth di Nocci, la Peugeot 205 Rally di Gherardi e Lusuardi e le vetture degli agguerritissimi equipaggi della Polizia di Stato, il numero 77 Catalano Arangino Sollazzo su Alfa 33 e quello composto da Ceccariglia, Giordano, Mascari su Alfa Romeo Giulia.
Detto dei piloti, e prima di passare ad una breve cronaca della prova spettacolo disputatasi al Lingotto, uno sguardo al giro in cifre. La gara, rispetto all'anno scorso, ha sensibilmente modificato il proprio percorso. Partenza da Torino ed arrivo a Milano, dal 14 al 19 novembre, con una sosta a Roma, dove il circuito di Vallelunga ospiterà una prova di velocità. 2207 i chilometri complessivi di percorrenza, suddivisi in 5 tappe, che prevedono 20 prove di classifica, 15 prove speciali rally su percorso stradale e 5 prove di velocità in circuito, oltre alla già citata prova di Vallelunga, quelle di Varano, Misano Adriatico e Monza. Prima di lanciarsi nella grande avventura, dunque, la carovana del Giro si accinge a cimentarsi nella prova spettacolo sull'apposito tracciato realizzato sul piazzale antistante il Lingotto. Pubblico delle grandi occasioni, attento ed entusiasta. Gli 8.000 spettatori sono in attesa dell'exploit di Miki Biasion. La presenza delle Alfa 75 IMSA ha fatto da freno alla presenza ufficiale delle altre case, che non se la sono sentita di confrontarsi direttamente con la trionfatrice del Giro 88, considerata imbattibile. Ma gli assenti questa volta hanno avuto torto. La 75 è una vettura corsaiola perfettamente a suo agio in pista e con delle imprevedibili doti terraiole. Però proprio imbattibile non è. Le incognite sono molte e spesso possono determinare l'impasse dei più forti. L'hanno capito i privati, che hanno accettato la sfida, pur potendo disporre di vetture gruppo N, che in teoria poco potrebbero contro le più potenti IMSA Gran Turismo. Così a questo punto l'esito della corsa sembrava scontato. Unico motivo di suspense, quale delle tre Alfa svetterà sulle gemelle. E invece, colpo di scena, al termine della prova spettacolo di Torino, le rosse di Arese hanno subito una battuta di arresto. Forse a causa della pista ancora sporca di polvere e sabbia. Più veloce del campione del mondo sono state infatti le BMW M3, con Bertone e Giovanardi vincitori, seguiti da Lachi e Spinelli. Soltanto terzi Cerrato, Francia e Cerri. Ma sentiamo proprio Cerrato e Francia nella nostra intervista. Allora, Dario Cerrato, vicino all'Alfa 75 che condurrà in questo decimo giro automobilistico d'Italia. Quali differenze, a parte la differenza evidente, gara su pista e su strada, tra le gare alle quali sei abituato a partecipare nel giro? Beh, la differenza forse sta nella lunghezza dei trasferimenti da una prova all'altra, quindi la difficoltà nel mantenere sempre la concentrazione. Comunque, se da una parte c'è questa difficoltà, dall'altra c'è il fatto proprio della particolarità della gara, di dividere la propria vettura con un altro pilota che la condurrà sulla pista, e quindi molto divertente, direi, anche seguirlo dal di fuori. Riusciamo a fare un paragone tra l'Alfa 75 e la Lancia Delta Integrale che sei abituato a guidare? Beh, sono totalmente diverse, direi. Una a quattro ruote motrici, la Lancia Delta, mentre questa trazione posteriore, cioè tradizionale con un motore anteriore, una vettura che sull'asfalto va molto molto forte, sull'asfalto asciutto, pulito, e chiaramente in un rally tutto asfalto sicuramente non sarebbe seconda a molte. Francia Cerrato, una coppiata italiana di alto livello, campionato italiano velocità turismo e campionato italiano rally per questo decimo giro automobilistico d'Italia, una manifestazione certamente interessante. Sì, diciamo che la coppia è direi affiatata, visto che andiamo anche molto d'accordo io e Dario, quindi speriamo che ci porti a un buon risultato. Quello di Cerrato e Francia è poi un terzo gradino del podio stretto, visto che sono stati costretti a dividerlo con l'equipaggio privato Alfa, composto da Tabaton, Corsini e Tedeschini, terzi a pari merito. Soltanto quinti, Siviero, Larini e Biasion. Sentiamo il campione del mondo rally prima del via.
Un giro che mette in primo piano soprattutto i piloti di rally, sono presenti un po' i migliori esponenti, i campioni italiani, europei e mondiali. Sì, beh, diciamo che siamo appunto i migliori, che ci sono i migliori italiani in gara, eccetto Loubet, quindi direi che sarà sicuramente una gara molto combattuta a livello di prove speciali e penso che anche nei circuiti ci sarà abbastanza guerra. C'era bisogno in Italia di un ritorno, di una manifestazione come quella del Giro che alternasse gare su pista a gare su strada per una maggiore spettacolarità? Ma direi che di rally in Italia ce ne sono anche troppi, quindi secondo me bisognerebbe eliminarne almeno il 50%, anche perché ci sarebbe meno pubblico e sarebbe più facile da controllare. Per quanto riguarda il Giro d'Italia è una bella manifestazione e sarebbe bello che ci fossero anche equipaggi stranieri al via. Dopo la prova spettacolo di Torino, il Giro sta vivendo intense ore di bagarre sulle strade e nei circuiti. Dopo aver affrontato le speciali di Alba e Canelli, è approdato a Varano Melegari e raggiunto al Ciocco Castelnuovo Garfagnana, non prima di essersi esibito sulla classica prova in salita Parma-Verceto, tanto cara al grande vecchio dell'automobilismo Enzo Ferrari. Ovviamente OK Motori segue per voi le fasi salienti della gara per offrirvene una corposa sintesi ricca di interviste nel prossimo numero. E quindi io penso che comunque sia una cosa che va premiata, una manifestazione che va premiata con la partecipazione di moltissimi personaggi. Partecipo perché è una gara lunga, non molto stressante, però una gara varia, nel senso che si corre sia in pista che su prove speciali stradali. Nuova, già avevo provato lo scorso anno, però la pista la doveva fare Giorgio Schön. Quest'anno invece farò tutto io e per me sarà sicuramente un'esperienza nuova e ora alla mia età è giusto fare anche questa esperienza.